Buongiorno, buona domenica, benvenuti, buona domenica. Oggi siamo in live anticipatina di un pochino perché stasera c'è la fine di Plague Tale e quindi per lasciare un po' più di spazio, un po' più di tempo alla live di stasera noi anticipiamo un pochetto. Tra l'altro stavo valutando, magari facciamo una poll. Per vedere se vi può piacere, stavo valutando di anticipare genericamente le live pomeridiane alle 3:30, perché le 4:30 mi sembrano un orario un po' ibrido, in cui, non lo so, non vorrei che tornasse un pochino scomodo, quindi stavo pensando potremmo fare dalle 3:30 alle 5:30 anziché dalle 4:30 alle 6:30. Se vi piace come cosa, già dalla prossima settimana, già da domani, anticipiamo le live. Allora, benvenuti, benvenuti. Io in realtà volevo usare un cappello diverso, volevo usare questo. Però si rovina col green screen. Quindi non lo posso usare perché poi diventa. E quindi sono tornata al cappello di Mario Rabbids. Allora, io ho chiuso il gioco. Mi dispiace dovervi dare questa notizia, ma ho chiuso il gioco. Perché è arrivata la collector di Link's Awakening. E so che dovevo aspettare, però ero curiosa, volevo vedere che funzionasse tutto. Ho dovuto chiuderlo e quindi si è resettato il mondo. Purtroppo. Purtroppo. È molto triste questa cosa, è un momento molto. Però il nostro picnic vivrà per sempre nei nostri cuori. Allora, io mi recupero le resubanze che ci sono state mentre lo streaming stava partendo. Noi abbiamo da ringraziare Stefano Casantini che si iscrive per la prima volta, quindi benvenuto. Tetsuyal che si iscrive per il 16° mese, grazie mille. Dexaran che si iscrive per il 5º, grazie anche a te. E poi Alessio Mason che si iscrive per il 12°, oggi non riesco a parlare, e ci scrive: anniversario in questa bellissima community che cresce sempre di più. Ah, e poi si può chiedere da dove viene questa badass music di apertura della live? Sai che non lo so. La scelta Francesco, non ho idea. So che è qualcosa di Pokémon, ma io non so di preciso come si chiami il remix o la traccia, ma se glielo chiedete stasera ve lo può dire lui. Poi grazie anche a Frank Eodun 411 che si iscrive per la prima volta. Per i nuovi subbini, vi ringrazio, ricordatevi di contattare in privato qui su Twitch un moderatore, lo potete riconoscere in chat perché ha il simbolo della spadina accanto al nome, per esempio adesso c'è collegato Aquilava, quindi se scrivete Aquilava Alien, lui è uno dei nostri moderatori, mentre il Nightbot è un bot. Quindi penso che voi possiate scrivere al bot, ma non so se può rispondervi. In realtà non sono neanche sicura che voi possiate scrivergli, perché è un bot. Però ecco, se scrivete ai nostri mod, vi possono dare il link di accesso al gruppo Telegram, che è un gruppo super 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 segreto dove si può entrare solo se siete subbini, dove ci sono un sacco di cose belle, come le anteprime dei lavori che facciamo. Noi solitamente quando dobbiamo organizzare qualcosa ne parliamo con i nostri subbini, quindi ci sono un po' di spoilerini, un po' di leccini sul nostro lavoro. E poi ci sono anche contenuti vari di intrattenimento come le cose che cucino o le foto di Sigma o i versi di Sidonia. E poi naturalmente c'è la community dei subbini che vive autonomamente di vita propria 24 ore su 24. No, letteralmente voi scrivete a qualunque ora del giorno o della notte in quel gruppo, qualcuno che vi risponde c'è sicuro. Grazie anche a Stecar4 che si iscrive per il secondo mese e ci scrive il secondo mese, ma grazie. E poi grazie a Krupupakku che si iscrive per il 16° mese e benvenuto a Frozen che si è iscritto. Ma ciao carissimo, ma allora adesso puoi entrare nel nostro gruppo. Allora abbiamo un ospite VIP, ma grazie mille. Ragazzuoli, siamo qui con il nostro Onk, Onkity Onk. Mi ricordo più dove eravamo arrivati. Tanto per non perdere le vecchie abitudini, io mi dimentico sempre.
dove arrivo nei giochi. Ma questo piano, la moneta. Moneta. Andiamo a esprimere il nostro desiderio. La lanciamo nel pozzo. Come si fa la sub con Twitch Prime? Devi associare il tuo account di Amazon Prime all'account di Twitch e a quel punto puoi utilizzare la sub gratuita dell'account, ogni canale che vuoi. Credo che tu possa avere anche uno shortcut passando il mouse sul video. Ora c'è il Nightbot che fornisce le istruzioni precise. Io sono molto nabba con queste cose, quindi non lo so di preciso. Ragazzi, sono una pessima Twitcher. Non sono capace, sono... Bellissimo. Qual è l'obiettivo di questo gioco? Essere un'oca. Bellissimo questa cosa. Goti, fare danni, giusto? Allora, i nostri obiettivi intanto sono tutti quanti fatti. Sì. Fantastico. Allora, dobbiamo entrare nel pub, rompere il bersaglio delle freccette, prendere la barca dei giochi, far cadere di sedere il signore anziano, ricevere in premio un fiore, rubare un boccale, lanciarlo nel canale, apparecchiare la tavola. Ok. Possiamo salire qui sopra? No. Possiamo farci spedire... Cos'è che posso... Posso chiuderlo? Oh. Ok. Ora non posso più riaprirlo. Esploriamo, esplorino, esplorino. Di qua non dovrebbe esserci niente. Ora si fanno i jumpscare. Teoricamente potremmo. Tra l'altro molto inglese questo environment. Anche la nostra. Il nostro zio Reginaldo si è trasferito a Galar. Nuovo Pokémon, ragazzi. E ora? No! Forse non ci deve vedere mentre ci entriamo dentro. Ragazzi, Metal Gear Solid, Metal Gear Onk. Oh. Allora, cosa troviamo qua? Scatole di pomodori, direi che non c'è niente di interessante. Ah, ma non posso camminare, posso solo vedere. Ah, non posso. Attenzione, c'è la forchetta che ci serve. No, dove sono? Ah, ma perché il piano di sopra? Ah, ho capito, dobbiamo trovare le scale. Ok. C'è anche un macinapepe là sopra. Fantastico. Vediamo, vediamo, vediamo. Questo? No. Immagino che la tavola da apparecchiare sia questa. Quindi... Questo non lo posso spostare in nessun modo. C'è un piatto! Piatto. Sneaky! Dobbiamo essere sneaky! Nascondiamoci. Oh,
Qui possiamo fare qualcosa? No. Questo. Oh, che cos'è? Ah, è il secchio. Possiamo lavare per terra. E questo è il mocio. Vabbè, non c'è niente. Vediamo, 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 vediamo. Queste scatole, nulla. Apparecchiamo il stileria e il vagabondo, giusto. Qui niente. Ok, quindi qui teoricamente ci siamo. Dobbiamo adesso capire come. Dobbiamo capire come fare per andare di sopra. Non l'avevo mai sentito. Io ho detto Davide Ceretta ci fa una donazione e scrive. Non leggo. Oh. Allora, ci sono. Ciao Chiara, sono molto contento per Francesco, però non è che questa novità lo farà allontanare dal canale. Come è andata a Londra? Ho guardato la live di 24 ore e anche se sono molto contento per Panetta di Galar, mi aspettavo di più. Pensieri sulla live? Allora, ho visto che anche qualche altra persona ha avuto delle preoccupazioni. Ci ho visto. Nelle preoccupazioni riguardo al fatto che Francesco ha scritto sulla nostra pagina che cominceremo a lavorare con Every Eye di venerdì, ma secondo me non sono cose di cui dovete preoccuparvi assolutamente. Noi ci teniamo molto a fare solo cose che siamo in grado di fare. Di conseguenza, se abbiamo deciso di aggiungere anche il lavoro con i ragazzi di Every Eye, è perché. No, ci ha visti! Ma non è venuto neanche fuori il fumettino. Non è giusto. Lo fai vedere ora. Via, via, via. Mi puoi prendere qua? Sneaky! Dicevo, se abbiamo deciso di aggiungere un impegno, in questo caso appunto con la redazione di Every Eye, è perché sappiamo di poter gestire tutto quanto. Banalmente, di venerdì, se notate, nella nostra programmazione regolare non c'erano né live né video. Di conseguenza abbiamo utilizzato questo giorno, che era più o meno libero, nel senso che. Non pubblicavamo cose di venerdì, ma alla fine finivamo per fare comunque lavori altri, come seguire viaggi in Giappone e cose del genere. Ciao signore. No. Scusate. Dicevo, banalmente abbiamo aggiunto impegni in un momento in cui avevamo appunto la possibilità di aggiungere qualcosa, quindi no, non abbiate preoccupazioni. Fantagabri intanto si iscrive per il nono mese, grazie mille. E ci scrive che bello sto gioco, molto bello, molto carino. E Yuta Flame si iscrive per l'ottavo mese, ci scrive hola, hola. A chi devo scrivere per il gruppo Telegram? Ai moddini come qui lava Alien. Poi per la live, parlando della live, secondo me ci sono state delle aspettative sbagliate. Cioè, io non mi aspettavo né più né meno di quello che è stato fatto, perché gli appostamenti funzionano esattamente così. Ciao. Ciao. Oh oh. Siamo bravissimi. Grazie. Abbiamo vinto un fiore. Quanto siamo fieri.
E allora andiamo a mettere il nostro fiore sulla nostra bella tavola. Ecco qua. Me la sta contando qui la tavola, sì? Fantastico. Ci manca coltello, pepe e candela. Dobbiamo anche rubare un boccale e lanciarlo nel canale. Dobbiamo far cadere il signore anziano, ok? Prendere la barca dei giochi e rompere il bersaglio delle freccette. Va bene. Intanto, grazie a Kirblitz che si iscrive per la prima volta, benvenuto o benvenuta. E Stegio 29 che si iscrive per il secondo mese. Ci scrive: ciao Chiara, buona vacanza. Giusto. Dicevo, secondo me nella live di 24 ore ha sbagliato chi pensava di vedere, diciamo, ciao. Faccio niente, sono un'oca. Ciao. Ce l'ha molto con noi questo signore. E come ci arriviamo là? Dicevo, secondo me ha sbagliato chi pensava di vedere costantemente contenuti nuovi o comunque più di un Pokémon. Io non mi aspettavo che ce ne fossero di più. E credo che sia giusto così. Si è parlato spessissimo. Mettetemi in pausa, non riesco a fare questo discorso. Si è parlato spesso di quanto durante la campagna di Sole e Luna avessero esagerato con le rivelazioni, soprattutto dei Pokémon, no? Del Pokédex. Quindi il fatto che, bene o male, tutti quanti i Pokémon fossero stati rivelati prima dell'uscita del gioco. E quindi le trovo un po' in contraddizione queste cose, è opinione comune, condivisa e unanime il fatto che abbiano fatto vedere troppi Pokémon durante i trailer di Sole e Luna e quindi non capisco come sia possibile lamentarsi che ne facciano vedere troppo pochi adesso, perché non penso che abbiano esagerato. Secondo me non hanno, secondo me ne hanno fatto vedere il numero giusto per, finora dico, per stimolare la curiosità nel vedere quali sono gli altri Pokémon nuovi di ottava generazione senza andare a togliere la sorpresa poi al giocatore. Senza contare che un'altra cosa che ho letto in giro e che non condivido è però in 24 ore non è possibile solo uno, ma voi non dovete calcolare la live come un prodotto di 24 ore che va seguito per tutte e 24 le ore. Cioè, questo tipo di prodotto qui è pensato nell'ottica del web, dove io sto facendo una live lunghissima in cui per la maggior parte del tempo ciò che si vede è uguale, ogni tanto c'è qualcosa di diverso, contando sul fatto che non la sta guardando una sola persona, la sta guardando tutto il mondo. E quindi tutto il mondo non deve prendere il guardare questa live come un passo 24 ore della mia vita seduto, piazzato davanti allo schermo senza fare nient'altro a fissare il video. Al contrario, io guarderò i primi 20 minuti, poi mi ricollegherò dopo 10 ore, qualcun altro si collegherà per la prima volta a 2 ore dall'inizio e poi si collegherà un'ora prima della fine e qualcun altro ancora guarderà la quinta, la sesta ora. E ci sarà sempre qualcuno collegato, no? E sono pensate così queste cose, perché ci sarà sempre, sicuramente, almeno una persona collegata lì nel momento in cui viene fuori qualcosa di nuovo, quel qualcuno che è collegato sicuramente lo dirà in giro, proprio il modo normale in cui funzionano. E quindi si creerà poi il buzz intorno all'aspetta, mi hanno fatto vedere qualcosa, cosa hanno fatto vedere, ma c'è lo screen, ma torna indietro, fammi vedere. E anche perché essendo una live su YouTube non c'era neanche il problema problema che ha Twitch che non permette di tornare indietro durante una live che è ancora in corso. Su YouTube si può fare, quindi non c'è neanche il discorso di dire però non ho visto in quel momento, devo aspettare che qualcuno pubblichi lo screen in giro. No, non necessariamente. Di conseguenza, boh. Mi sembra inutile,
lamentarsi del fatto che però per 24 ore dovevano far vedere più cose, perché non era quello il punto. Palesemente non era quello. Quindi non sono d'accordo, ecco. Io non condivido, però è libero, ognuno ha la sua opinione. Allora, grazie a Fedix che ci fa una donazione e ci scrive: ciao Chiara, solitamente scrivo cosa ho mangiato nelle live delle oche, quindi sto preparando pancake, ovviamente per farti gola. Un bacione, buona zia Oncardo. Giusto, giusto, un pancake effettivamente a quest'ora ci sarebbe, una merendina con i pancake approvo. E Sabrina anche ci fa una donazione e scrive: buon pomeriggio Chiara, saluto anche tutti i ragazzi che seguono la live e buon pomeriggio a te cara. Strace, o Strace, Strace. 92, intanto si iscrive per la prima volta, quindi benvenuto o benvenuta. Io ho Twitch Prime collegato come mi abbono. Io credo che tu possa passare il mouse. Lo so perché l'ho sentito dire a Francesco, ma solo per questo. Penso che tu possa passare il mouse da qualche parte sopra la live. Dovrebbe venirti fuori una scritta tipo Free Sub Ready, una cosa del genere. Credo, credo. Comunque. Secondo me andava presa con una filosofia diversa. Mi dispiace che ci siano state idee sbagliate proprio per il tipo di prodotto che è stato fatto, che a parer mio era palesemente pensato in un certo modo. Oh, antipatico, sei di fottuto. E ora? E ora? Presa. Nostro. Muoio. Intanto anche Lollopax si è iscritto per il secondo mese, grazie mille. Quando pensi annunceranno le evo degli starter? Ah, non ne ho idea. Ma questa se ne fotte proprio, cioè. Fantastico. Ma la scatola? No, l'ha tolta. Come la portiamo nel canale, questo boccale qui? Forse dobbiamo proprio uscire. Ma prima di uscire, voglio finire di dare un'occhiata in giro. Ma qui c'è una porta, tra l'altro. Vista ora. C'è una porta. Chissà. Io spero non le annuncino. Ma lo stadio di mezzo secondo me lo potrebbero anche annunciare. Il nostro boccale lo lasciamo. Casca. No, l'ho rotto! Ho rotto il boccale. Andare a prendere un altro. E intanto, Gmusca01 sia buona per il 16° mese, grazie mille. Allora, io non sono proprio d'accordo, mi spiego meglio. Bellissima idea delle 24 ore, bellissimo stile, unica pecca, enorme hype creato che ha condotto a pensare rilasceranno molte cose. E poi hanno presentato solamente una forma galar. Secondo me dovevano quantomeno esporsi di più. Infatti la live stessa a un certo punto secondo me è proprio risultata inutile. In fondo dopo le prime 9 ore con la passeggiata di Ponyta Galar, le altre 15 sono state praticamente inutili. Non hanno mostrato, immagino. Stessi scrivendo. Il punto è esatto, sono molto d'accordo con Ferdi. Hype creato da chi? Io non vedo, andando a leggere la presentazione ufficiale. Di questa live, che colpe gli dai? Come puoi giudicare colpevoli loro per l'hype che non hanno fatto loro? A me sembrava ovvio da come l'hanno descritta. Hanno detto: facciamo la ricerca sul campo, piazziamo una camera dentro il bosco. Come fai a creare hype con semplicemente questo e basta? Non hanno fatto nient'altro.
E quindi è sbagliato ritenerli responsabili delle azioni di qualcun altro. Cioè, chi è che si aspettava che fosse qualcosa di più? Non lo so. Secondo me si vuole a tutti i costi dare colpe che secondo me invece non ci sono, responsabilità che io non riesco a dare a loro. Ciao, ciao. Mi sto facendo i cazzi miei, lavati! Ciao. Sparita. Che fatto così? No, fatemi vedere cosa scrivete. Era ovvio, sarebbero stati 5 minuti di animazione e 23,55 di loop. Ma infatti, cioè, chi è che si aspettava fosse qualcosa di diverso? Perché per me è sbagliato quello. Chi è che si aspettava fosse qualcosa di diverso? Poteva essere interessante, ma così è sprecata. Ma come poteva essere interessante? Era esattamente quello che aveva senso facessero. Perché, come dice giustamente 8bitmic, questo tipo di ricerche funziona così anche nella realtà. Così è. Tanto per fare un esempio, un documentario di 2 ore richiede tipo giorni di osservazione durante i quali non è detto succeda per forza qualcosa. Sono stati molto fedeli in questo. Esatto. Esatto. Cioè, boh. Su Twitter mi hanno dato contro, pensate. Ma sì, ma. Boh. Io davvero, ragazzi, non so più come mantenere, come dire, la fiducia nel fatto che le persone possano comprendere in maniera oggettiva, giudicare in maniera oggettiva e non di pancia le cose. Ne parlavo con Francesco l'altro giorno. Io mi ricordo in maniera cristallina che fino a prima dell'annuncio di Switch Lite, internet era pieno. Pieno di richieste di una Switch che costasse meno, con argomentazioni che erano letteralmente: ma a me va benissimo che sia solo portatile, almeno costa di meno. Tanto non mi interessa attaccarla al televisore. È esattamente quello che hanno fatto. Cosa si va a dire dopo? Oh, la Switch che non fa lo Switch. Ah, non la posso attaccare al televisore. Ah, è una presa per il culo. È esattamente quello che la gente stava chiedendo prima dell'annuncio. Poi lo hanno annunciato. Incredibilmente non andava bene. E quindi, boh, cioè, qua è la stessa cosa. Che palle con Sole e Luna, hanno annunciato tutto il Pokédex. Speriamo, incrociamo le dita che non lo facciano anche stavolta. Poi cosa fanno? Annunciano massimo 3 Pokémon a trailer, massimo, e l'agenzia mette lo stesso. Io non lo so. Non lo so. L'hype è stato creato anche solo per il fatto che è Pokémon, cioè potrebbero anche fare un giorno un tweet a caso con scritto mettiamo una telecamera in un cesso pubblico di una città a caso e la gente avrebbe un hype della Madonna. Comunque, semplicemente perché è Pokémon. Soprattutto se è la prima volta e fa live da 24 ore, è ovvio che la gente qualcosina al minimo si aspetta. Ma si aspetta le cose decontestualizzate! Non puoi fare una colpa al creator. Se il creator dice io farò questo contenuto e sottintende palesemente basato su questa cosa reale, e il pubblico si aspetta tutt'altra cosa. C'è una camera piazzata in un bosco per 24 ore. Se hai il culo vedi qualcosa, perché se no non vedi neanche quello. Qui ovviamente si sarebbe visto qualcosa se non aveva senso farlo, perché comunque è un prodotto costruito, ma lo hanno fatto su simulazione della realtà. E quindi dov'è il problema? Il problema sta nel momento in cui si vuole deliberatamente ignorare come funziona nella realtà, ci si vuole aspettare tutt'altro, ma allora non si può poi andare a dar la colpa al creator, perché io mi aspettavo altro. Sarebbe come venire da me e dirmi, ma stai facendo il gioco dell'oca e io mi aspettavo facessi uno sparatutto. E cazzi, poi io non lo faccio. Non ho mai detto farò uno sparatutto. Faccio un gioco dell'oca, è un gioco dell'oca. Quindi, boh, ha senso venire da me e dirmi, no, volevo che facessi uno sparatutto con l'oca che spara al becco. Non ha senso. Hype creato sì dalla community, ciò non toglie secondo me che comunque dopo 9 ore non serviva più. Mi spiego meglio, il punto è o presenti Ponyta a fine 2 ore oppure presenti di più. Pensala così, dopo 9 ore era già stato visto tutto, per il resto nulla di nuovo. E dov'è il problema? Cioè, dopo 9 ore,
Nulla di nuovo, ok? Smetti di seguirla. Dove è il problema? Senza contare che non è vero, perché comunque dopo 9 ore non si era visto completo, non si era visto per bene e si è visto per bene più in là, si è visto per bene la mattina. Quindi non è neanche vero che dopo 9 ore si era già visto tutto, si comunque si era intravisto e basta. Quindi, ma io non sono davvero d'accordo. Poi sono opinioni, non è che devo cercare di convincervi. Ho visto gente pretendere i Vilution ed Evo degli starter in questo evento. Pretendere e non richiedere. Ferdi, ma che ti devo dire? Cioè, ma anche lì, ma aspettarsi l'Evo degli starter dentro questa live non aveva senso. Non è sensato. Uno non può rimanere deluso perché non hanno fatto vedere l'Evo degli starter in questa live, perché era un'aspettativa del cazzo pensare di vedere l'Evo degli starter in questa live. Non c'entravano niente. Non c'entravano assolutamente nulla l'Evo degli starter. Può essere colpa di Game Freak se la gente non mette insieme i pezzi. Perché poi Game Freak, cioè, c'entrano un cazzo loro, sono Pokémon Company, alla fine curano le campagne marketing. Quindi può essere colpa, con tutte quante che gliele abbiamo dette, ma in questo caso specifico qua, ma ci si può scagliare contro chi ha deciso di fare questa live perché non ci ha messo l'Evo degli starter dentro? Beh, grazie al cazzo che non ci ha messo l'Evo degli starter dentro, non c'entrava una minchia. Ci sta. Niente. Magari potevano metterci la seconda Evo di Grookey. Ragazzi, continuate a pensarlo. Cioè, boh. Intanto Ilaria si iscrive per il 17° mese. Scrive: buon salve a tutti, un saluto a tutti e un abbraccio speciale a te, tesoro. PS1 the best, pecorelle fluffose per tutti, assolutamente, assolutamente. Io mi aspettavo una live del genere, ne sono rimasto anche felice, ma aspettavo l'arrivo di una nuova classe allenatore. Io non mi aspettavo niente. Ah, ero ironico, meno male. Io non mi aspettavo nulla, perché nel momento in cui tu dici piazzo una camera nel bosco, ma grazie al cazzo che per 23 ore e 45 non succede niente, è normale, è palese della palissiano che non succede niente. Ma soprattutto, e lo ripeto, la cosa che non può essere ignorata per muovere una reale e sensata e oculata critica a questa live. Non potete partire dal presupposto che qualcuno abbia preteso che ve la guardaste per 24 ore, perché nessuno lo pretende o lo pretenderebbe. È il modo in cui funzionano questo tipo di eventi. Il fatto che, siccome ci sono tante persone nel mondo che lo guarderanno, sicuramente tutti quanti i secondi della live verranno visti almeno da qualcuno, quindi non c'è bisogno che qualcuno da solo se li guardi tutti. È la base, no? È proprio la base. Lamentarsi del fatto che è durata troppo. Non la seguivi tutta, perché non era previsto che tu la seguissi tutta. Non stiamo parlando di un direct che dura 30 minuti, in cui in ognuno di questi 30 minuti c'è qualche contenuto e dici: aspetta, me lo seguo tutto quanto perché parli di questo e quest'altro. È una cazzo di 24 ore in cui ovviamente non era necessario guardarle tutte, ma era, boh, era veramente logico. E quindi si deve per forza partire da questo presupposto, perché se partite dal presupposto, ma 24 ore sono troppe, e non le guardavi tutte, cioè è uno a uno il discorso, quindi non può andare più avanti di così. Se tutta quanta la vostra insoddisfazione deriva dal fatto che 24 ore erano troppe, non le guardavi tutte, fine, ti bastava controllare Reddit, Facebook, qualunque cosa. Era pieno di post, cioè anche sulla nostra pagina c'era Ferdi che aggiornava Twitter, era pieno di post. Bastava scegliersi un punto di informazione, appunto una pagina Facebook, un thread, qualcosa, e seguire quello. Ogni tot andavi a controllare e seguivi quello. Fine. Ecco, Serebi ovviamente, sì, non mi viene in mente, però sì, naturalmente c'era anche Serebi. Bastava quello. Quindi perché lamentarsi? Perché si vuole per forza lamentarsi, per forza. Cioè, io non sono d'accordo, io non sono d'accordo. La trovo negatività gratuita, assolutamente negatività gratuita. Poi voglio dire, io l'ultima tipo tre quarti d'ora l'ho messo
In sottofondo, mentre stavo preparando pranzo, stavo tipo cucinando, ero lì in cucina a mettere a posto le cose, ce l'avevo col volume al massimo. Così, appena ho sentito un rumore, ho mollato quello che stavo facendo, sono andata a vedere e mi sono beccata l'animazione finale con i due ponita che giochicchiano fra di loro. Così andava vista! Sono rimasta 3 quarti d'ora a guardarmi la live. No, l'ho messa lì, la sentivo. Tra l'altro, era anche una musichina, cioè, tranquillissima, non è che diceva, cazzo, dava pure fastidio. Era molto, molto leggera, molto light, aveva pochissimi suoni fatti apposta proprio per non rompere il cazzo. E andava così, cioè andava così. Era necessaria una live da 24 ore solo per Ponita e ridaglie. Non è il punto, sono 24 ore solo per Ponita, sono 24 ore perché simula un appostamento nel bosco. Non sono 24 ore solo per Ponita. Se volete insistere su questo punto, continuate a sbattere la testa contro l'argomentazione 1, ovvero te le devi guardare tutte 24 ore? No. E allora non puoi dire 24 ore per Ponita, perché non sono 24 ore. Sono 24 ore solo e semplicemente per una questione di lore di Sonia. Cioè, come si fa a non scindere le cose? Il punto è, ha introdotto un nuovo personaggio che è l'assistente che fa le ricerche sul campo. Gli vuoi dare un minimo di caratterizzazione, vuoi darle un po' di crescita, di spessore come personaggio, e quindi questo personaggio che fa le ricerche sul campo fa le cazzo di ricerche sul campo come si fanno nella realtà. E come si fanno? Si piazza la camera e si aspetta. Di conseguenza, c'erano un sacco di dislike perché la gente, sinceramente, è di coccio. Ci credo che c'erano un sacco di dislike perché la gente non capisce. Cioè, il punto è che la live di 24 ore serviva per introdurre l'idea del fatto che anche nel mondo Pokémon, come nel mondo reale, ci sono gli appostamenti nella natura per scoprire le cose nuove. Cioè, come si fa a dire 24 ore solo per Ponita? È proprio perdere il senso della misura. Ponita è solo il risultato di migliaia di persone in tutto il mondo che ognuna singolarmente avranno visto 5-10 minuti di live, tutte quante insieme l'hanno vista tutta, hanno coperto tutte 24 le ore e di conseguenza sono state in grado di spottare Ponita. È più l'idea d'insieme, non il 24 ore tutte da passare così per ottenere che cosa Ponita. No, cioè è proprio sbagliato. Boh. Potevano riassumerla in 5 minuti, come contro una 24 ore significa non avete capito un cazzo. Ferdi, io boh. Sul gruppo dei subini si è teorizzato un minigame del genere, disponibile in game per conoscere di più sui Pokémon, roba del genere. Mi è piaciuto molto parlarne, non lo so, non credo. Però, sinceramente, se anche fosse solo una cosa legata ai trailer, a me piace il fatto che stiano sfruttando la campagna marketing per fare un discorso che si stacca un pochino dal semplice fare pubblicità. C'è anche il discorso di Farfetch'd e Sirfetch'd che è stato messo sul sito con la cosa glitchata. Sono cose che danno un pochino di più l'idea della scoperta del Pokémon nuovo, perché sono cose che comunque non hai mai visto, e quindi anziché dirti, oh, ti faccio un trailer, questo è il video, questa è una cosa che non conoscevi, ora la conosci, ciao, che è il modo classico di annunciare le cose, stanno facendo delle cose un pochino più interattive. E invece vedo dappertutto solo e esclusivamente pretese non contestualizzate. Davvero non contestualizzate. Io ripeto, questa live per me era di 24 ore, non per Ponita, ma per Sonia. E sono assolutamente convinta che sia il modo in cui andava letta. Perché è Sonia che fa queste cose, fa le ricerche, è Sonia che piazza la telecamera la mette dentro il bosco, quindi non è 24 ore per Ponita, è 24 ore di un'attività fatta da un NPC che alternativamente sarebbe solo sempre il classico NPC che va, cioè che incontri a 4 linee di dialogo, fine. E invece stanno cominciando a
caratterizzarli ancora prima del gioco. E secondo me questa cosa è figa. Vabbè. Tanto il buon Frozen che chiede: come stai? Come va Milano? Strabene, caro. Siamo troppo contenti, guarda. Siamo stra contenti. A parte che, ovviamente, se passi da qui, devi venire a trovarci. A prescindere. E poi è bello avere finalmente la possibilità di stare in una società. Viviamo in una società adesso. Prima no, prima noi non vivevamo in una società perché eravamo letteralmente isolati. E invece. Ora è molto figo, anche perché, cioè, ma una banalità poter dire a un amico che abita a Milano: oh, vuoi passare a trovarmi, ci prendiamo un caffè? Prima non lo potevamo fare, perché ormai nessuno dei nostri amici era a Siena e quelli che c'erano, come minimo, non riuscivano a venire nel bosco dove stavamo prima, quindi è molto bello. Volentieri anch'io prossimo anno mi trasferisco a Torino, non vedo l'ora soprattutto di vivere da solo. Ma oh, che bellezza, guarda, io Torino ce l'ho tanto nel cuore. Perché mia mamma è di Torino e ci ho passato diverso tempo, soprattutto quando ero più piccola. Secondo me ha una poesia incredibile quella città. Poi magari sarà che la guardo con gli occhi dei racconti di mio padre che ci ha fatto l'università. E quindi magari sono più legata alla Torino di 40 anni fa che quella vera. Però è tanto bella, tanto 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 bella, mi piace un sacco. E poi sei un'ora da qui, quindi perfetto. Allora, aiutami, sono appena entrato nel gruppo Telegram e cercano già di convincermi a passare al Team Sidonia. E lasciali fare, hanno bisogno di cercare di corrompere. Ora vengo lì e li picchio, no? Qui lava, no? Fai il bravo. Ricordati che noi siamo quelli buoni. Puoi picchiarlo con un'oca quella di gomma. Se li picchi con un'oca di gomma va bene. Possiamo subito. Birra infinita. Mettici il boccale, mettici il boccale. Ma sei scema? La gente è incredibilmente poco acuta in questo gioco. Ah, se le fotte proprio, ok. Allora. No, 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 no. Devo arrivare a prendere quel boccale. Posso prendere un boccale di birra? No, lasciatemi stare, no. Colpa mia, sono io che cerco di corrompere i membri del tuo team. Alessio. Posso essere Team Chiara quando streami tu e Team Saito quando streama lui. No, vi ritappo anche la botte, dai. Non posso. Che fastidio, tutta questa birra sprecata e nessuno fa niente. Ma chiuditi la birra, scema! Non capisci niente.
capisci nulla! Ah, perso. E intanto Partirito si abbona per la prima volta. Grazie mille, benvenuto, benvenuta. Anche Abitante 92 si era iscritto, non l'avevo visto. Per il secondo mese, grazie mille. C'è un coltello anche lì. Andiamo a prendere il coltello. Ma da qui? Non posso passare. Ora ci vede, ora ci vede. È il momento. È il momento. Intanto qui la nostra tavola non ce la sta toccando nessuno. Bellissima sta cosa. Ottimo. Ci manca il pepe e la candela. Pepe lì. Io abitante sono il Pikachu della Games Week, l'ultimo che ha salutato con le orecchie che si muovevano. Mi ricordo. Con il sacro Pepe. E intanto abbiamo Davide Cereto che ci fa un'altra donazione e scrive: io sono stato molto contento della live ed è quello che mi aspettavo. Ho detto che mi aspettavo un po' di più perché pensavo di vedere alla fine Ultra Ponyta anche Rapidash di Galar, che a quanto dicono assomiglia a Pegasus. Spero continuino così. Ma io sinceramente spero che non rivelino, che rivelino comunque meno evo possibili anche di cose come queste. Cioè, ora sappiamo che c'è un Ponyta di Galar. Io spero che non facciano vedere il Rapidash di Galar. Perché appunto vorrei vederlo direttamente in game. Curva troppo larga. Comunque ho usato il codice Giovannone alla Milan Games Week e mi ha fatto lo sconto, sono morto! Eh sì, funzionava come parola d'ordine, l'abbiamo detto, eravamo sinceri. Il buon Michele che ci ha fatto morire perché. Oh, mi stavo wall glitchando malissimo. Dicevo, ci ha fatto morire perché ha fotobombato tipo metà delle foto che abbiamo fatto mentre eravamo lì. È troppo simpatico. Allora, qui ci dovremmo essere. Abbiamo organizzato la nostra cenetta. Non vorrei metterlo sul piatto, mi dà un po' fastidio sta cosa. Allora, mettiamo le cosine a posto. Fiore di qua. È difficilissimo metterle a posto. Allora, la prende per forza così. Posata 1. Questa non starà mai dritta. Ce forchetta. No, che complicanza! Dai, accettabile.
Ciao, eh. Mettiamo intanto il fiore. Il fiore lo mettiamo di qua. Pepe è un po' in bilico, ma lo possiamo accettare. Oh, coltello, devi prendere il coltello. Il coltello! Non il piatto! Il coltello, cazzo! Ciao, tizia. Lei non ci caga proprio. Allora, lascia il pepe. Coltello. Coltello. A posto. No, troppo. Raga, manovrare quest'oca è tipo, non lo so, manovrare il caterpillar, è difficilissimo. Ok. Ok, ci manca solo la candela in piedi. Ce l'abbiamo fatta una volta, ce la possiamo rifare. Allora, se riesci a leggermi, cerco di riassumere il mio pensiero che è molto diverso da come l'hai percepito. Innanzitutto, adorato l'idea del documentario, la trovo azzeccata, ho messo like alla live diversa dal solito. Allora, anche se stiamo facendo vedere poco, detto questo, lamento solo una cosa, la gestione dell'informazione a mio parere è sbagliata, mi spiego meglio, se mostri solo un Pokémon devi mostrarlo meno durante live e dare la soluzione alla fine, altrimenti crei aspettativa. Boh, no. Cioè, poi per carità, la tua opinione. Però non credo di essere d'accordo, perché voglio dire, cioè, lo devi mostrare solo alla fine, se no crei aspettativa. Perché? Al contrario, io te lo faccio vedere all'inizio, perché in questo modo poi tu sai che effettivamente c'è qualcosa che ha questo aspetto qui, vuoi vederne di più e te lo faccio vedere poi nel dettaglio. E, boh, io sinceramente l'avrei fatta uguale, quindi non so. Io non l'avrei gestita in maniera diversa. Non ci riusciremo mai più a rimetterlo in piedi. Intanto, allora, Bartolomeo 666777 ci fa una donazione e dice: ciao Chiara, senti, me lo consigli questo gioco? C'è su Switch, io lo sto giocando su Switch. Anche Binding of Isaac, PS, le oche sono veramente perfide. Un'oca ha fatto fare un'operazione a mia zia alla gamba per colpa di un mozzico pizzico a una vena grossa della gamba. Ma mannaggia, mi dispiace un sacco. Sì. Cioè, sì. È figo sto gioco. È figo, è molto divertente. Ci puoi fare un sacco di cose. Ti puoi inventare anche un sacco di cose. Tipo il fatto di mettere in piedi questa candela è una cazzata che voglio fare io. E Binding of Isaac non l'ho mai giocato. Non è proprio nelle mie corde. Quindi. Però tutta quanta la gente che lo gioca lo adora. Quindi. Ci sta. E poi Davide Ceretta ci fa una donazione e scrive: Chiara, ultima domanda, dopo non entriamo più, tranquillo. Promesso, ti aspetti e ti piacerebbe un terzo titolo dopo Swash? Io mi aspetto l'annuncio di tutte e due le Evo degli starter a fine mese, magari come annuncio finale insieme ai tipi dei leggendari e altre forme Galar. Un terzo titolo. Io spero che non lo facciano. Cioè, spero che escano dalla mentalità del titolo finale e facciano direttamente solo Sword and Shield e poi vadano oltre. Però, boh, io non ho neanche mai vissuto per bene le generazioni dei terzi titoli alla fin fine. Quindi toccato con mano esclusivamente Ultrasole e Ultraluna. Roba come possono essere stati Smeraldo o Platino, non avendo giocato quelle generazioni, non so che feeling possano dare, quindi a me non dispiacerebbe non avere un terzo titolo e avere direttamente solo Sword and Shield e poi andare oltre. Poi sono idee.
E tutte e due le avevo degli starter a fine mese. Guarda, spero di no. Cazzo, m'ha visto. Poi Alistair 2410 ci fa una donazione e ci scrive: visto che non mi condivide la mia prima sub, faccio una donazione. Mannaggia, mi ringrazio per l'intrattenimento che offrite, vi si vuole bene. Sto facendo shiny hunting, mi esce lo shiny dopo solo 10 tentativi. Io cambio piano, nuotandolo solo all'ultimo. Che sfiga. No, cavolo, che sfighissima. Comunque, grazie della donazione della sub. Che shiny stai cercando? Intanto, Zairin scrive: secondo me perché se mostri prima rischi che, come poi è successo, la gente sappia. La gente sappia che ci sia Ponyta, si aspetta che ci sia qualcos'altro e ne rimane delusa, anche se poi vede di nuovo Ponyta. Al contrario, se avessero continuato a mostrare corse, parti di corpo, ombre, code e luci, crea aspettative e poi anche chi va attorno è incuriosito per capire cosa fosse quello che ha visto. Mi spiego, sì, e secondo me se avessero fatto una cosa del genere la gente si sarebbe incazzata il quintuplo, perché siccome hanno fatto vedere Ponyta e non un Pokémon nuovo, secondo me se non avessero fatto capire in tempi relativamente brevi che si trattava di un Ponyta, la gente si sarebbe aspettata un nuovo Pokémon. Porcaccia, ecco. Dicevo, la gente si sarebbe aspettata un nuovo Pokémon di Galar. E di conseguenza. Vedendo poi un Ponyta, sarebbe stato ancora peggio. Ah, Alistair sta cercando Geodude. Fu il mio primo shiny su diamante e fece autodistruzione. Ho deciso di catturarlo sulla GP. Mi sembra giustissimo. Mi sembra assolutamente giusto. Cazzo ci fa con una cosa giocattolo tu? Con una barca giocattolo. Andiamo a regalarlo al vecchio. Signore, ti ho rubato l'armonica, però guarda. Vai. Dai, senti. Finché ti guardo non ti siedi. Devo aspettare ancora di più. Di cosa parla il gioco? Sei un'oca e dai fastidio alla gente. Molto semplicemente. Dobbiamo disintegrare il quieto vivere delle persone. Esatto. Siamo pronti? Dai, guarda l'altra parte. Come cazzo faccio a farti cadere? Posso togliertelo da sotto? Ma non tu casca, cazzo! Non ti posso. Un care mentre si siede. Sto facendo niente io.
Dai, mi giro. Mi giro. Mi giro. Merda. Dai, c'è mal di schiena, siediti. Madonna! Sei troppo attento, Ciccio! Aspettare leggermente di più, ma poi si siede. Dobbiamo capire, scoprire il tempismo giusto. Oh, e basta. C'è un altro momento. Boh. Sei perfetta come sottofondo per l'uncinetto, mi rilassi un sacco, grazie. Ma che carino! Mi piacerebbe un sacco saper lavorare all'uncinetto. Che bellezza! È una di quelle cose molto molto fighe. Tienilo afferrato. Boh. Più piano per non far rumore. Disegno che vi abbiamo dato al Games Week ce l'avete ancora? Certo, noi abbiamo tutti quanti i disegni che ci date, ci mancherebbe. Non me l'ha preso qua. Merda! È difficilissima questa. Però fa rumore, cioè io non mi muovo, letteralmente lo prendo e quando lo prendo fa così. Non è che faccio altro. Ci sarei Luca Comics? Yes. Io clicco solo A, cioè non è che mi sposto. Per prenderlo automaticamente lo prende così. Ok, lo screen di quando cade in terra va benissimo. E qui non l'ha neanche preso. Ho provato a avvicinarmi di più per evitare che cadesse all'indietro lo sgabello e non me l'ha neanche preso. Faccio niente io. Puoi sederti. È sicuro. È sicuro, sicuro.
Madonna. Ma forse... Forse posso farlo cadere. Aspetta. Non in questo modo, ma tirando lo sgabello. Allora, mentre lui ce l'ha in mano, io lo posso tirare. No, glielo faccio solo cascare di mano. Kirblitz, è esattamente quello che sto cercando di fare, ma non mi riesce. Ogni volta che si piega, poi mi sente. Io non so come cazzo fare. Se inciampa una barchetta, boh. E niente, ho aspettato di più e si siede. Boh, raga, non sto capendo. Ditemi un attimo qual è il motivo perché sta cominciando a diventare tediosa la situazione. Ci manca un pezzo del puzzle, ma pure secondo me. Proviamo con l'armonica. E vediamo se magari riusciamo a spaventarlo mentre sta per sedersi. Problema è questo. No, sei anche ripresa? Oh, ok. Quindi forse il problema è che ci vede. Può essere. Ops. Niente, poi le se ne fotte. È proprio. Ok, ora mi stai guardando, fantastico. No, mi stai ancora guardando. Ne vado, non ce l'ho più.
Lo scodinzolo è bellissimo. Ma ci sta guardando lo stesso. Mentre si sta sistemando il pantalone prima di sedersi. Boh. Non sto capendo. Non vedo via d'uscita, ragazzi. Aspetta di più e poi si siede. E se è seduto lo sgabello non glielo posso togliere. Cioè, devi tirare più piano, non sto tirando. Ora aspettavo di nuovo troppo e non ho neanche preso. Niente. Se aspetto di più non viene proprio. Niente. Spaventarlo mentre si siede, già provato, non funziona. Ora ovviamente si accorge dell'armonica, se la riprende. Allora, non posso pensare di arrivare dietro di lui con l'armonica, perché appena entro nel suo range con l'armonica in bocca se la riprende. Quindi non può essere l'armonica la soluzione. Perché non si siede.
No, collo tutto storto. Noi fino a quando non siamo almeno girati di spalle, lui non si siede. Così si siede. E cioè, ho solo cliccato per prenderlo, non l'ho tolto e se l'ha comunque sentito. Io non so veramente come dovrebbe essere. Peppo 24, se gli togli lo sgabello mentre si siede, quello che stiamo cercando di fare da mezz'ora. È letteralmente quello che stiamo provando a fare, ma non si siede. Cioè, non capisco che cosa manchi perché non si spaventa. Sì, guardami, guarda sto cazzo, porca puttana. Allora, non si spaventa. Semplicemente si rimette in piedi e poi mi guarda. Proviamo a prenderlo, a tirarlo via piano, 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 piano. Magari non fa rumore, ma farà rumore sicuramente. Si gira uguale. Kirblitz l'ho già fatto 5 volte di prenderlo e tirarlo via e fa uguale, cioè è uguale. Non cambia un cazzo. Lo sente comunque, lo sente sempre. Allora, ma appena si mette di spalle, proviamo a prenderlo subito, senza aspettare, subito. Raff, non posso guardare video in questo momento. Per favore, qui lava, guardalo tu, vedi se c'è qualche cosa che possiamo utilizzare. Non posso mettermi a guardare video adesso. Senso. E guardi, Madonna che cazzo guardi, Madonna ti picchio. Stronzo. Raga, lo picchiamo. Ricreiamo arancia meccanica. Ti odio, ti odio. Cretino, ce l'hai dietro i piedi. Vuoi ti?
Devi solo prendergli la sedia senza spostarla. Ok, facciamolo per la 25ª volta. Ovviamente ero troppo lontana e lo stronzo si è seduto. Vai, presa. L'abbiamo presa senza spostarla. Non così, appena si sta per sedere, non prima. Ok. Che cambia? Un cazzo. Boh, raga, basta. Cioè, è inutile continuare in questo modo, è solo noioso e basta, quindi... Cazzo c'è qui per terra? Ah, c'è ancora il tuo... Il tuo coso, stronzo. Dio, stavo leggendo. Serve un altro cazzo di coso, un altro boccale. Intanto Felix ci fa una donazione e dice: lo sgabello lo devi portare molto lontano da lui o anche a livello visivo ci cadrebbe addosso. Ci ho appena riprovato. La finestra di quando lo devi portare via è a tua discrezione. Comunque pancake finiti. Riproviamoci. Madonna vecchio di merda, ti odio proprio. Sì, sono incazzatissima con questo vecchio qui. Devo farlo cadere. E non vuole cadere, sto stronzo. Vaffanculo! Merda. Crepa. Stronzo. Ora ti rubo tutti gli anelli. Quanto è vero, Dio, ti rubo tutti gli anelli. Poi non lo so se è vero, Dio, non penso. Però ti rubo intanto tutti gli anelli, cazzo. Sì, vai, cercalo. Brutto stronzo, cercali, cercali. Sì, vai. Vadamoli puoi cercare, sì. Dove saranno? Ma chi lo sa, boh. Boh, dove saranno? Stronzo.
Pezzo di merda. Ma che buono. Il cover lo cozzo. Ma te lo rubo prima o poi, lascia fa. Te lo rubo prima o poi. Che poi è troppo vicino qua. Troppo vicino. Almeno qua. O anche qua. Ma qui non ci entra. Qua. No, no, ma gli rubiamo tutto. Cioè, non gli lascio un cazzo a questo qua. Non gli lascio niente. Inseguimi, tanto sei uno stronzo vecchio di merda, non mi puoi prendere. Guarda, oh oh oh. Via un altro anello. Ma le URL delle clip sono generate randomicamente, perché se è così è bellissimo. La URL di queste, di questa clip è American Aggressive Wallaby Oh My Dog. Mi sembra molto appropriato. Oh. Oh. No, ma perché? Vabbè. Allora. L'ho preso con la coda! Bellissimo. Più nell'angolo. Vai, perfetto. Ottimo. Manca ancora un anello. Madonna, ti fotto un scapello vecchio di merda. Vecchio di merda. Già, freccette, vai. Guarda dove lo metto, il tuo sgabello di merda. To. Dove merita. Dove me? E ora? E ora che cazzo fai? Stronzo. Sì. Ripigliatelo. Vieni. Lei intanto veramente non se ne frega un cazzo di niente. Cioè, lavora in un posto dove un'oca sta facendo tutto quello che vuole. Oh, vabbè. Vabbè. Restiamo così. No. No. Vabbè. Era molto bello, ma penso che non fosse proprio previsto dal gioco, in realtà. E avrei continuato a portarlo. Però nell'istante in cui mi sono abbassata,
si è catapultato fuori, quindi non sarebbe durato. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Se volete faccio qualcosa. Ciao, sono lo zio Reginaldo. Però non è un cazzo da darmi. Cazzo ora ne manco due questa, oh stronzo. Oh, la posso mettere qui, mettiamola in acqua. Ora come funziona con rompere il bersaglio delle freccette? Come funzionerà? Come funzionerà? E poi fatto sempre lo stesso. Sì, sì, ma che fai? Sì, ma rompere il bersaglio per le freccette, cioè se anche lo spaventassi, no? Palle sei, vecchiaccio! Mamma mia, ma c'ha delle collisioni assurde. Lol, non ha senso sta cosa. Cazzo, è arrivata la padrona, aiuto, no! 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 Ah, posto segreto, vaffanculo. Una freccetta in meno. Una freccetta in meno. Vecchio di merda. Vecchio di merda. Dai, rifallo, rifallo, su, su, rifallo, rifallo. Rifallo, madonna, ti rubo anche questo. Sì, però è molto, boh, insensato. Lo spaventi e quindi casca il bersaglio. Sì, non mi guardare, madonna. Vai, vai. E vai. Merda, la padrona! Merda, la padrona!
Il punto è che alla prossima freccetta dobbiamo poi fottergli il bersaglio. Perché sennò il bersaglio come lo tiriamo giù? Ciao. La stronza si è ripresa la... No, si sta andando a riprendere tutto. Oh, ma il fiore ce l'avevano regalato, ma sei proprio una gran stronza te, eh. Il fiore era nostro. Andiamo a scosti. Non ci vede. Ma ce lo facciamo ridare. Ciao. Si sta riprendendo tutto. Dobbiamo trovare un nuovo nascondiglio. Però non esistono posti in cui la gente non arrivi. Cioè, uno potrebbe anche pensare di portare tutta la coperta del picnic, ma tanto comunque si riprende anche il coltello. Sta stronza. Dicevo, tanto comunque. Ah, non la usa quella freccia. Affanculo, occhio di merda! Dicevo, non esistono posti in cui possiamo arrivare solo noi. Quindi finiranno per riprendersi sempre tutto, però. Oddio, teoricamente però lì sotto non ci arrivano. Quindi in realtà qui potrebbe essere un buon nascondiglio. La barchetta l'ha rimessa lì. Si sono ripresi tutto. Ah, vuoi prenderti la candela? Stronzo. Guarda che fine fa la tua candela. Ciao. E ora? E ora? Un obiettivo aggiuntivo, sì. Dobbiamo ancora rubare un boccale e lanciarlo nel canale e poi tirare un secchio in testa all'uomo robusto. Thank you.
lì c'è un altro boccale. Ah, fottuta! Safe place. No, questo non lo prendo perché mi dispiace che poi si spreca tutta quella birra. Dove saranno i piatti? Dove saranno i piatti? Andiamo, vatti a chiudere la birra. Voglio prendere il cartello, Madonna, voglio prenderti le scarpe. Legare i lacci, no, non credo. Quello col bicchiere. Ah, perché ne mancano. Li ho rotti tutti io. Anche quella ce l'ho io. Mi vuol glitcho.
Devo riuscire a uscire. Mica roba facile. Questo. Merda, no. Ora mi prende. Ora mi prende. Ora mi prende, aiuto! Capisci una sega. Quello. Vai, ripigliati il panno. Ma quel panno che sta glitchando da morire. Allora, io intanto questo lo poggerei qua, pianino, delicatamente. Ottimo. E adesso dobbiamo creare un diversivo. Non fa niente. No, ma che cazzo c'entri te, stronza? Stava funzionando tutto benissimo. Ah, il canale, quella cosa con l'acqua vicino al vecchio. Ah, minchia, mi stavo complicando la vita come una... Io pensavo che il canale fosse quella roba dove ci sono i ponti. Stavo disperatamente cercando di, di portare un boccale fuori da questo posto. Molto più easy allora. Allora. No. Si fa subito. Ecco. Oh, l'ho detto. Dio. Ma quanto ci mette a mettere un altro bicchiere lì? Intanto fammi riavere il mio fiore, che è mio. Fiore, fiore, mio fiore. Oh. Il nostro tesoro. Perfetto, ho tornato il bicchiere. Ah, non eravamo sotto il tavolo, cazzo. Curva, fai la curva, fai la curva. Palle. Ma voi a
dai. Sono qua, sono uscita, non rompere più il cazzo, dai, sono uscita. Lasciare proprio qua il panno. Il fiore è forse l'unica cosa che ho ottenuto onestamente in tre live, assolutamente sì. Sì, ciao. E ora devo proprio romperlo. Non c'è, ok. Vai, vieni. Sono qua. Pipì, sono qua. Era questo il canale. Lanciarlo nel canale. Qual è il canale? Lanciarlo nel canale. Ma non è che magari ci ha aperto la porta da qualche parte, no? Aperte no, perché erano degli obiettivi principali. Quello fuori dal bar sotto il ponte. Ma io stavo andando fuori dal pub, ma avete scritto no, non è fuori dal pub. Ragazzi, è quello che stavo facendo prima. Dall'altra parte. Ma da qui, solo da qua si può entrare. Lasciamo un attimo questo qua. Così già ce l'abbiamo. Fammi uscire, sto uscendo, non rompere il cazzo. Sotto. E qua volevo arrivare, cioè non è che volevo arrivare da altre parti. Prima sono, ma a parte che prima non mi sa che non c'avevo nemmeno il boccale. E qua volevo arrivare, cioè non capisco dove sta il problema. Allora, mo noi dobbiamo non guardare il cartello, guardagli le scarpe, cazzo. Gli lasciamo le scarpe, una e due. Poi gli prendiamo il cartello e lui non ci caga, giustamente. Ora gli rislacciamo le scarpe. Ti devi togliere dal cazzo proprio. Andiamo, accorgiti che non c'è il cartello. Ti vuoi accorgere che non c'è il tuo cazzo di cartello? Dimmi. Ah, sei in primis. Vabbè, dai, dimmi. Scusa, volevo farti Dimmi. vedere una cosa. Volevo farti avere una reaction in diretta. Ok. Ok.
Beh, giusto, giusto, mi sembra Ne valeva giusto. la pena. Va bene, ne valeva la pena. C'era un'anteprima della Dumbattle di domani. No, dopodomani, oggi è Dopodomani. domenica. Dopodomani. No, non entro con la scatola, cioè ci vuole un anno. Madonna, basta questa zona, non mi è piaciuta per niente, basta, basta. Siete antipaticissimi tutti quanti, levatevi dal cazzo. Vaffanculo, vai. Dove sono? Sono sparita. Ti accorgi del cartello, tu e chi ti ha fatto male? No. Capisci una siga? Non capisci una siga. Madonna. Fanculo, mo si deve rompere contro un muro perché non mi fa le curve. Sembra di, non so, di driftare con le macchine. Oh. Se ne fotte proprio del cartello. Allora, tira un secchio in testa all'uomo robusto. Ma uomo robusto sarebbe lui? Però, loro per cazzo. E te li riallacci. Ciao. Te lo tiro un secchio in testa. Il secchio lì sopra. Vai, se solo merita il secchio in testa. Dai, oh, non mi hai preso, fantastica. Fatti i cazzi tuoi. Vedo un po'. Ok, così casca. Io però lui come lo faccio arrivare là? Come glielo faccio cadere in testa? Facendolo inciampare. Andiamo, inciampa però, devi cascare. Troppo lontano. Nel secchio non ci abbiamo ancora.
Riesco a entrarci col becco. No, voglio entrarci dentro. Glielo faccio rimettere a posto e poi devo riuscire a tirarglielo in testa, merda. Ok, pensa al secchio, fantastico. E teoricamente poi devi mettere a posto i pomodori, ma li devi mettere a posto di là. Prenderò un pomodoro, vai un altro tirando fuori tutto tranne i pomodori. Ok, fantastico, si è accorto dei pomodori. Dai, metti a posto il secchio. Andiamo, metti a posto il caso il secchio. È rimasto lì sconvolto dal fatto di non avere più pomodori. Oh, fantastico. Dai, i pomodori sono qua. Dai. Ce l'hai davanti. Ora. Tu ti devi levare dal cazzo. Culo. Sta bene, cazzo. No, lo sgabello che era lì sopra. Che mi fai? Che mi fai, eh? Ah, mi accompagni proprio alla porta, va bene. Tutto sporco. Ora posso scavalcare il cancelletto. Ah, perché ha aperto. Giusto. Invisibile. Sta facendo? Ok, mette semplicemente a posto, va bene. Vabbè, ciao.
Sto andando via, non rompere il cazzo, sto andando via. Oh, fanculo. Ma non ho lo sgabello del vecchio, me lo porto via. Non te pensi ai pomodori, vai. Allora, di qua cosa c'è? Ma è un posto in miniatura. Ma che figo è? È fichissimo. Come ci si entra? È un plastico. E pipì. Notiamo. Ci entro così banalmente, giusto. Entrare nel villaggio in miniatura. Beh. Che fico. Ma posso prendere. Ma proprio il villaggio. Cioè, questo villaggio qua. Ciao. Di qua non posso passare. E quello è il plastico del plastico. Quello è il pub. E quindi qua accanto c'è un castello. Che fico, spoiler però. Che fico. Ciao giardiniere. Nostro amico giardiniere, nell'acqua anche te. La panchina. Mini pala. In miniatura. Questo fiore non è miniatura però. E qui è dove c'è il negozio. Ok, possiamo ripercorrere la strada che abbiamo fatto. No. Che gioco cattiva, ma è divertentissimo, ragazzi. Posso prendere anche questa panchina? Oh, sì. La cabina telefonica? Oh, sì. Ah, la posso aprire? Però lo possiamo ricreare sulla nostra coperta da picnic adesso. È bellissimo, ragazzi. È bellissimo, cioè poter staccare tutto quanto, è troppo bello. Qui giustamente c'è il cavalletto della pittrice. Asraio? Certo. E certo che sì. E il pozzo? No, il pozzo non ci possiamo fare niente. Giusto, va bene, accettabile. Ops. Oh no, adesso non posso più passare.
È come nel villaggio reale, cioè devo per forza fare i percorsi che ci sono aperti anche nel plastico. Beh, giusto. Quindi siamo arrivati adesso sul pub. Questo è il vecchio di merda. Buttiamo qua. No, devi stare per terra. Non puoi stare in piedi. Non puoi stare in piedi per terra. Non posso staccare niente dal bar. Dai, questa la posso staccare. Qua. Posso staccare qualcosa. Posso rompere qualcosa. Niente. Le occhi giganti. Non posso volare però. Peccato. Qui c'è il plastico del plastico. Bimbo, hai vinto una promozione. Ti portiamo al castello. No, però devi stare sdraiato anche te. Nessuno rimane in piedi. Boom. Perfetto. E qui questa campana. Voglio far cadere la campana. Dai. Lì c'è rimasto il pezzetto di legno, mi sa. Rubare la campana d'oro in miniatura e riportala fino a casa. Fino a casa in che senso? Dove abbiamo iniziato? Può essere. E qui? Che non ho visto che cos'altro c'era. Questo fa niente? No. Riprendiamola. Oh no. C'è un lucchetto qua. Adesso camminiamo pianino, però non suona. Thank you.
come lo distraiamo? Poi l'appoggi e incredibilmente tutto tranquillo. Mi ha chiuso nell'angolo. Gli sta anche bene. Mi sa che la campana è tipo un oggetto preziosissimo. È chiuso il pozzo. Hanno chiuso questa strada. Muoiono tutti senza la campana. Merda. Non posso arrivarci al fiume da qua. Credo. Eh no, infatti non posso. Guarda, c'era il muretto qui che era rotto, che è da dove ho buttato il boccale. L'hanno aggiustato. Hanno praticamente chiuso tutti quanti, tutte le scorciatoie. Devo rifare la strada tutta quanta da capo. Sono lì che stanno guardando. No, ascolta. Oh no, non è più rotto. Vede? No, ridammela. Ah beh, quindi semplicemente vale come oggetto fuori posto. Pensavo che facesse peggio.
Quindi ha solo questo effetto qua. Ok, ho capito. Lasciami la cazzo di campana. È mia! Ciao. Da qui dove esco? Qui è chiuso. Damn it. Merda, l'ho visto. Non ti incartare nei cespugli, dai! Dove esco? Oh, fantastico, da qua. Vabbè, tanto te ormai stai pensando alle tue cose, quindi ciao. Ma c'è la stronza. Ti allerta. Dobbiamo piazzare un tattico walkie-talkie. Fare da diversivo. Però devo anche vedere. Forza. Niente, già finito il diversivo. Merda. Tu che cazzo vuoi? Che c'hai paura? Che cazzo vuoi? È mia, è mia. Mia! Tu l'hai preso, stronzone, vai via! È mia, cazzo! Ridammela! Oh no, di qua è chiuso! Oh no, ho sbagliato strada! Ti odio, madonna! Quello della TV. Vabbè, allora te la riporti fino qua e io te la fotto qua, che tanto qua mi serve. Vai. Dammela. No, ora me la dai. Dammela. Ma no, perché dammela. Ma scusa, non ce l'ho più. E rimane là, eh. Intanto grazie mille a Puppio98 che si iscrive per la prima volta in questo momento di altissima tensione. Cosa starà facendo il nostro amico giardiniere? È proprio là. È
proprio là. E abbastanza sicuramente il buco nella siepe è chiuso. Questa musica è tesissima, tra l'altro. Allora, ripoggiamo lì la nostra sacra campana. Intanto quell'altra della TV è andata via, giustamente. We met again, esatto. Ah no, non è chiuso, va solo riaperto. Il giardiniere ovviamente si conferma il best. Oltre non gliene sta fregando un cazzo che c'è l'acqua che scorre, ok. Ciao. Ciao. Che succede se mi vedi? Non si può chiudere. Ah, si posso chiuderla io, giusto. Allora, io poi non la posso aprire. Quindi no, devo fargliela aprire a lui per forza, perché sennò io non lo posso aprire. Top, pigliati le chiavi. Sì, ma prendile. Che scemo, potevo approfittarne. In teoria ora non la puoi prendere la campana. Se io ti fotto le chiavi adesso, no? No, non voglio la carota. Voglio le chiavi. E ovviamente. Allora. Ehi, no, no, la tua carota, guarda la tua carota. Anche il tuo fiore. Oh, il fiore si triggerà un botto. A posto. Tu sei chiuso dentro. E dov'è che erano tutte le campane?
Dove la porto ora? Noi abbiamo cominciato qua il gioco, quindi cos'è che conta come casa? Avete detto che c'erano altre campane, ma io non ce le presenti. Ah no, aspetta. Era qua. Era qua. Dov'è, dov'è? Che questo era il tutorial, quindi non ci ripensavo più. Boh, ragazzi, siamo riusciti nel nostro intento di uccidere la pace di questo posto. Che bellezza. Con la presentazione di un'oca come l'oca. Boh. Ce l'abbiamo fatta. Tu eri rimasto con la teiera lì per terra. Intanto la tizia mancava tipo tutto dal pub. Giusto così. E qui invece la situazione appunto è tornata normale, visto che ho chiuso il gioco, quindi tutta quanta le malefatte che avevamo fatto nelle altre due cose sono finite. Però vabbè, poverino, lui sta rimettendo a posto invece Loca in Smash adesso, effettivamente. Bom. Abbiamo tipo sforato un po', siamo in live da 2 ore e 40. Ma l'abbiamo completato. Premi Y per starnuzzare. Ma come nuova pagina delle cose da fare? Che vuol dire? Cose da fare anche. Picnic con cavolo. Far sì che le bilance del negozio suonino, aprire un ombrello nel negozio TV, far sì che qualcuno al di fuori della strada principale ricompri le sue cose, raccogliere i 5 fiori nel cesto vicino al pozzo, un tulipano, un giglio, una rosa, una margherita, un crisantema. Depenna tutte le cose da fare. Merda, quanta roba. Ah, queste erano quelle che erano nascoste prima. Ok, questo è rifarlo tutto prima a tempo praticamente. Ah, vabbè. Extra live? No. Ma no, raga, no, basta. Post game bello pieno. Cosa, Ferdi, cosa? Cosa? Ti post game. No, ma non lo stiamo platinando. No, ragazzi, davvero. Ma come dovevamo platinarlo? No, scusami, questi sono gli obiettivi. Ah, questi sono quelli che ho fatto, ok? Mm-hmm. Ho fatto questo. È andato grazie a Simone91 che ha regalato a Kenkami una subscription. Ma che carino. Guarda, queste sono le cose da fare. 1, 2 uh-huh. e 3 le ho fatte. 4. Uh-huh. Il post game. Ah, no, è questo. Il post game è questo e questo e questo. Game Freak impara. Davvero? E poi c'è anche cosa da fare, dipende da tutte le cose da fare.
Sì, ma tipo questa pagina qui è rifare tutte quante le cose, ma a tempo. Quindi entro un tempo limite. Pensate. Dai, raga, non lo so. Non lo so, davvero, volete andare avanti? Ma io volevo portare l'X-Wake. Volete andare avanti? Che c'è, Ferdi? Che c'è, Ferdi? Che c'è? Uffa. L'X-Wakening è bello. Platiniamo. Andiamo nell'X-Wakening, è più bello. La modalità hardcore. Oh, giochiamo a Link's Awakening, dai, sì, finiamolo. Preferisco Link, non ne vale la pena, ma infatti. Dai, dai. Tutto tranne gli obiettivi a tempo. Honk Awakening. Dai, la finiamo qui. La finiamo qui, ragazzi. Non penso che questo sia un gioco che vale la pena platinare seriamente su. Molto carino il fatto che comunque ci siano gli altri obiettivi. Però basta, basta. Dai, posto così. Ci ritene. Io mi ritengo soddisfatta così. Ho anche di festeggiamento. A posto. Facciamo una poll. Festeggiamo con la nostra musichetta preferita. Ora sono triste, ma dai. Dai, è stata una bella serie, finisce qui, basta, con questa bella immagine della nostra oca del giardiniere chiuso dentro il suo giardino. Ragazzuoli, io vi ringrazio. Non è più chiuso dentro il suo giardino. Io vi ringrazio per essere rimasti con me. Vi auguro una buona serata alle 8 e, scusatemi, alle 7:45, quindi fra un'ora e un quarto, poco di più, ci sarà poi Francesco con la fine di A Plague Tale. Quindi oggi è una domenica di fini. Com'è uscito? È uscito da sopra. Si è fatto tutto quanto il giro dalla porta di sopra del giardino. Non gliene fotte, no. Ma questo, no? Se io tipo, se io tipo faccio così. Poi in teoria. Ma non ci posso più arrivare. No, c'è un cespuglio adesso. No, io ci volevo buttare le cose qui dentro. Ok, no, questa cosa mi ha definitivamente fatto propendere per non andare avanti. Perché se avessi potuto lanciare gli oggetti qui dentro, la voglia di prendere gli oggetti di tutti e portarli qui sarebbe stata tantissima. Non si può. Quindi io le lascio comunque qua. Ragazzuoli, dicevo, io vi saluto. Tra un'oretta avete a Plague Tale. Noi ci vediamo domani alle 3:30 o alle 4:30. 3:30 o 4:30. Feature assente che costa al gioco il GOTY, davvero, sì. Altrimenti lo sarebbe stato sicuramente. 4 e mezzo, 4 e mezzo, 3 e mezzo, siamo 2 a 1 per le 4 e mezzo. Le 3 o le 4? 3 e mezzo, 2 a 2. Ti perdi il premio per aver completato ogni compito. Vabbè, al massimo vedo se lo porto avanti offline, vediamo un po'. Allora, 3 a 3, 5 a 3 per le 4 e mezzo, 5 a 4. 5 a 5, 8 a 5 per le 3 e mezzo, 8 a 7 per le 3 e mezzo, è un testa a testa, 8 a 8,
10 a 8 per le 4, torna in vantaggio alle 4, 10 a 8, 10 a 9, 12 a 9, 13 a 9, non è meglio una pole, mi sto divertendo, 13 a 9, 14 a 10 per le 4, 16 a 10 per le 4, 17 e 2 e mezzo cosa? 17 a 11, 19 a 11, sembra un'asta, 19 a 12, 22 a 12, 24 a 12, niente, vinco alle 4 e mezzo ragazzi, 4 e mezzo domani, non anticipiamo per il momento, chi offre di più? Niente, nessuno. E allora ci vediamo, aggiudicato alle 4 e mezzo, ci vediamo domani pomeriggio alle 4 e mezzo per iniziare insieme Link's Awakening. Grazie mille. E buona serata!